Il Comune di Napoli e la società sportiva Calcio Napoli hanno sottoscritto oggi, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, la convenzione della durata di 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5, per la concessione d'uso dello Stadio San Paolo. Dinanzi al segretario generale del Comune, Patrizia Magnoni, e del direttore generale Attilio Auricchio, hanno firmato la convenzione il presidente della società sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, e la dirigente del servizio comunale Grandi Impianti Sportivi, Gerarda Vaccaro. Erano presenti altresì per il Comune l'assessore allo sport Ciro Borriello e il presidente della commissione consiliare Carmine Sgambati. Per la società sportiva presenti il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, Andrea Chiavelli, amministratore delegato, ed Alessandro Formisano, head of operation. Grande soddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dai vertici del Comune e del Napoli, che hanno sottolineato l'importante e proficuo lavoro svolto soprattutto negli ultimi anni per giungere alla sigla della convenzione. Firma, lettura, suggello ufficiale, quindi da oggi è pienamente operativa, già lo era nei fatti, ma da oggi è suggellata davanti al nostro segretario generale la convenzione, sottoscritta dal dirigente degli impianti sportivi, la dottoressa Gerarda Vaccaro, e dal presidente del Calcio Napoli, alla presenza ovviamente del sindaco Luigi De Magistris. La convenzione è quella su cui ci siamo confrontati e ovviamente è quella che è stata approvata a luglio in Consiglio Comunale, naturalmente. Era presente anche il nostro presidente della Commissione Sport Carmine Sgambati, in rappresentanza ovviamente del Consiglio Comunale, che ha approvato il testo. Quindi allora finisce una lunga telenovela, diciamo, si apre una stagione nuova in cui il Comune e il Calcio Napoli andranno d'accordo sullo stadio. Avete parlato anche dei progetti che il Napoli magari vuole portare lì. Ma intanto il Comune e il Calcio Napoli sono mesi che vanno d'accordo, perché bene ne abbiamo trattato in varie situazioni. Il testo è un testo condiviso, quello che abbiamo portato in Consiglio Comunale è il prodotto di un lavoro degli uffici tecnici e giuridici dell'amministrazione comunale e del supporto legale e tecnico della società di calcio e del presidente. Quindi diciamo il lavoro è un lavoro condiviso da mesi, oggi ripeto è un suggello di un testo già approvato a luglio. Ora abbiamo come amministrazione pienamente, riteniamo di aver pienamente raggiunto l'obiettivo di dotare di un impianto da destinare alla società di calcio cittadina, che era un nostro obiettivo principale, per una durata certamente adeguata a una capacità di programmazione industriale di un'azienda che è appunto il Calcio Napoli. Ma diceva pure Federico, ma c'è stato uno sguardo sul futuro? Ora si può guardare al futuro. Una volta che è perfettamente governato il quotidiano, l'ordinario, le attività di funzionamento di un impianto, che lo dimentichiamo troppo spesso, è un impianto complesso, un impianto articolato, un impianto complesso con tutta una serie di problematiche, abbiamo il testo che le va a disciplinare con condivisione e serenità. Fatto questo, ora si può certamente guardare in avanti. Il guardare in avanti vuol dire tante cose, dal museo della squadra, a cui anche la città ovviamente, anche lo stesso sindaco mi ha ricordato oggi, tiene, è una casa ufficiale della città per la squadra di calcio, quindi questo è un argomento che certamente sarà oggetto di approfondimenti nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, diciamo, e è certamente un tema di sviluppo, quindi dalla casa del calcio, dal museo, da strutture da destinare. Lo ricordo che il quadrante nord-occidentale della città è un quadrante destinato allo sport e all'intrattenimento, l'abbiamo dimostrato fino a sabato scorso, sabato e domenica, un appuntamento di assoluto rilievo internazionale alla piscina Scandone, quindi c'è una delle più grandi, forse la più grande piscina d'Italia olimpionica. C'è uno dei più grandi impianti sportivi del paese, è un quadrante che può offrire grandi aspettative e grande intrattenimento, e su questo chiaramente il presidente e la società, nell'ambito della loro autonomia imprenditoriale, si organizzeranno per fare proposte e noi siamo in qualche modo pronti a valutarle e a sostenerle. A fine stagione ci saranno i concerti, ci sarà un palinsesto. La convenzione disciplina in maniera condivisa uno spazio temporale da destinare
destinare alle attività di, per esempio, di intrattenimento musicale all'interno dello stadio. Parteciperà anche De Laurentiis a questa? La convenzione prevede certamente questa possibilità. Lui potrebbe organizzare lui un concerto e proporlo? Insieme, possiamo farlo insieme, lui può organizzarlo, può proporlo all'amministrazione, ci sono varie opportunità. Noi abbiamo già una programmazione, peraltro nel mese di giugno prossimo, quindi diciamo anche appuntamenti di rilievo, quindi è perfettamente disciplinato, è disciplinata l'uso più o meno intensivo del prato laddove dovesse determinare del documento al prato stesso, ci sono le garanzie, le polizze. Cioè. La questione della pista d'atletica è una questione, diciamo, potenziale e, come tutte, presupporrà una riflessione che deve avere un carattere tecnico. Non possiamo. Allora, intanto il San Paolo è in questo momento un cantiere, nonostante, diciamo, i sediolini, l'invaso è perfettamente fruibile, in questo momento stiamo rifacendo i blocchi bagno dell'intero impianto, sono stato proprio l'altro giorno a verificare i lavori e il cantiere, stiamo completando le balaustre in vetro che abbiamo fatto cambiare, seppure i lavori, come abbiamo sempre ricordato, sono stati finanziati dalla Regione Campania, ma la direzione e l'aspetto tecnico è governato dai nostri tecnici. Il responsabile del PRM, del nostro servizio tecnico, che è l'ingegnere Attanasio, e il direttore dei lavori che sono attualmente in svolgimento allo Stadio San Paolo. Le balaustre in vetro sono state sostituite perché il materiale inizialmente fornito era, secondo la nostra valutazione, non conforme e quindi sono state sostituite le balaustre. Il lavoro è stato già completato il primo anello e verrà completato anche il secondo, quello sotto anello superiore, bordo superiore. Insomma, questione pista d'atletica, ci sono già delle idee oppure? La pista d'atletica noi non abbiamo idee e non potremmo avere idee. Il quartiere e l'impianto ha una pista d'atletica, l'abbiamo riqualificata recentemente per le Universiadi, è tra le più importanti d'Italia ed è tra le più tecnicamente avanzate d'Europa. Quindi, diciamo, noi questo abbiamo e questo lasciamo. L'amministrazione non sarà proponente di qualcosa. Se invece si vuole marcare un uso intensivo destinato al calcio, la squadra di calcio nella sua autonomia, il presidente può assolutamente proporre delle soluzioni. Si tratta non di idee, non di scenari fantasiosi, si tratta di mettere a terra delle dinamiche che hanno una valenza progettuale. Al presidente non mancano né le idee né la capacità tecnica, quindi quando sarà, diciamo, lo valuteremo. Noi, ripeto, siamo in grado di accompagnare e abbiamo anche la voglia di accompagnare eventuali soluzioni di questo tipo. Come ho detto anche qualche altra volta in passato, il quartiere Fuorigrotta ha una pista d'atletica e il quartiere di Fuorigrotta deve avere una pista d'atletica. Se si fa la pista d'atletica da un'altra parte, si può anche ipotizzare di togliere la pista d'atletica al San Paolo. È un progetto, chiaramente lo comprendete, cambiare o togliere, mettere, rimodulare la pista atletica all'interno dello Stadio San Paolo è certamente un intervento strutturale, quindi non è un tolgo il quadro appeso al muro, è un intervento strutturale, quindi quando dico che è una fantasia al momento è certamente una fantasia. Per affrontare tecnicamente l'aspetto bisogna avere un progetto, che ovviamente deve essere un progetto connotato di modifiche strutturali, quindi con tutte le caratteristiche. Mi pare una cosa davvero lapalissiana. Il presidente, se ha voglia, e devo dire che il presidente oggi era insieme al sindaco, ho visto finalmente persone vogliose di condividere questa dinamica, questo rapporto, e quindi noi ci siamo per accompagnare eventuali soluzioni.